andiamo nei laboratori dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell'INAF a Roma per vedere da vicino dei piccolissimi satelliti che studieranno alcuni dei fenomeni più violenti dell'universo. Nei laboratori per l'astrofisica delle alte energie dell'Istituto di Astrofisica e Planetologia Spaziali dell'INAF si lavora a satelliti di nuova generazione, progetto Hermes, 6 piccole sentinelle da posizionare in orbita per studiare i fenomeni più violenti dell'universo. È una missione di nanosatelliti, in particolare si chiamano CubeSat, dedicata all'osservazione dei gamma ray burst, quindi di esplosioni cosmiche che recentemente è stato scoperto, confermato, sono anche sorgenti di onde gravitazionali. Questo è il payload ed è un terzo di un satellite che sarà grande 3 volte questo, quindi diciamo come una scatola di una bottiglia di champagne. Da una parte la miniaturizzazione, dall'altra l'uso di numerose componenti standardizzate e non realizzate su misura. I CubeSat sono sempre più utilizzati. Il risparmio è notevole rispetto alla costruzione di un satellite standard che impiega tempi di sviluppo di 10-15 anni normalmente e diverse centinaia di milioni di euro. Questo tipo di satelliti permettono di ridurre i tempi a 2-3 anni di sviluppo, quindi dall'idea più o meno al lancio, e di ridurre a pochi milioni di euro il costo totale. La missione è finanziata da Unione Europea e ASI e coinvolge numerosi istituti italiani. Questo è un prototipo, ma presto inizierà la costruzione dei satelliti veri e propri che saranno lanciati a fine 2022. Scruteranno l'universo, pronti a segnalare nuovi gamma ray burst e a misurare le loro caratteristiche per chiarire molti aspetti dell'evoluzione del cosmo. E la costellazione potrebbe diventare sempre più numerosa. L'obiettivo è quello di arrivare a diverse decine di satelliti, di nanosatelliti in orbita. Questi 6 satelliti più un altro strumento che sarà a bordo di un satellite australiano che è denominato Spirit hanno il compito di dimostrare che si possa fare scienza di altissima qualità spendendo anche poco. E ovviamente questo non significa che diventerà l'unico modo di farla, ma apre molte nuove prospettive.